Bentrovati a tutti gli amici, ai ragazzi, a tutti coloro che mi seguono. Oggi parleremo di come accendere una lampada da due punti. La sigla e poi inseriremo tutto il discorso. Non vi mettete paura perché è semplicissimo. Amici, questo è il circuito più semplice che si possa realizzare per accendere una lampada e viene accesa da un punto solo, simulatore in simulazione. Allora io se premo questo si chiuderà questo interruttore, la lampada si accenderà. Bene, che significa? Significa che da qui una fase è partita e passa sul filamento. Il filamento si oppone al passaggio della corrente per cui scalda. Ecco, qui trova l'interruttore chiuso e si ricongiunge all'altro polo. Quindi qui c'è un giro di elettroni, la famosa corrente. Qui vuole un riferimento di massa il simulatore proprio per funzionare lui. Questa non occorre, ma occorre questa. Perché bisogna portare la terra al lampadario, perché se magari il lampadario è un lampadario di bronzo che conduce, un lampadario diciamo ferroso che se ne va col tempo in basso isolamento un conduttore, si rischia di prendere una scossa elettrica, portando la massa invece viene messa a terra e quindi noi ci risparmieremo questa scossa. Bene, questo è semplicissimo. Quindi si apre un interruttore e qui questa fase passerà qui, ma quando arriva qui non può passare, per cui non può ricongiungersi all'altro polo, quindi qui non passerà corrente, il filamento sarà spento. Questo vale per tutti i circuiti, nel senso che quando il circuito è chiuso, passerà corrente. Questo è il circuito più semplice. Adesso il nostro tutorial era finalizzato ad accendere questa lampadina da due punti. Questo è un semplice interruttore. Per accenderla da due punti noi useremo due deviatori. Vediamo come fare. Dunque, questo è il simulatore, il mio simulatore, l'avete visto altre volte e l'ho voluto usare per farvi capire bene come si fa ad accendere o spegnere questa lampadina da punti diversi. Facciamo finta che questo è il primo piano e questo è il secondo piano. Bene, io accendo qua e spengo qua e viceversa. Allora, qui vedete 120, ma questo non c'entra niente perché questo è un simulatore americano e il circuito è questo e funziona a 220. Quindi voi non vi preoccupate, qui il valore della lampada lo potete mettere come volete, al LED, al neon, come volete, potenze e che volete voi. Bene, allora qui vedete key è la chiave, in pratica è il computer, no? È lo spazio e qui key è la lettera A. Questo perché io per far muovere quei deviatori, quelli sono due deviatori, non sono interruttori. Quindi per accendere lampada e noi ci avvaliamo di due deviatori. Vediamo come si fa. Io mi trovo a piano 0 e devo andare in camera. Allora che faccio? Vado qui e premo l'S2 e premo la lettera A. Allora io mi trovo al primo piano e voglio salire le scale per andare al secondo piano.
quindi devo accendere naturalmente la lampadina. Questa sarà ubicata in un posto dove illuminerà il nostro percorso. Bene, allora io premo l'interruttore, eccolo qui, si è chiuso e la lampada si è accesa. Bene, a questo punto io ho fatto il percorso e sono arrivato qua sopra. Qui ci avrò un altro deviatore e a quel punto la luce non è più necessaria, la spengo. Chiuderò, aprirò questa. Ecco, la lampada si spegne. Se qui sotto passa un'altra persona, può riaccenderla. Ecco. Poi una volta arrivato sopra, la può spegnere. E viceversa, questa, la persona che magari è al piano superiore deve scendere, che fa? Accende la lampada, quando è arrivato qui è sceso le scale, la spegnerà. Ecco. Dunque, questo è il concetto ed è facilissimo, però diciamo che questo è lo schema di principio, non è lo schema pratico. Io adesso vi farò uno schema pratico. Questi sono due deviatori, vista frontale, cioè quello che azioniamo, e quando si realizza un impianto, quello che è importante è saper decodificare il centrale. Normalmente il centrale o lo troviamo in questa posizione, oppure è di colore diverso, perché a noi quello ci interessa il centrale, perché il centrale deve avere la possibilità di connettersi con questo e connettersi con quest'altro contatto. Ecco, questo va premesso perché il centrale è sacrosanto, perché vediamo come si ragiona quando cercheremo di realizzare un impianto. Ai collegamenti che dobbiamo fare in pratica. Questa è la scatola di derivazione, no? Questa la troviamo sempre dentro casa che sta in alto. Lì ci passa sicuramente la 220. Eccola qui. Io ce l'ho disegnata. Sono questi due morsetti rossi. Allora, qui il funzionamento è ridotto in termini non teorici, ma è semplice, è uguale all'altro, però ogni utilizzatore i propri fili devono arrivare alla scatola di derivazione, non possiamo fare i collegamenti fuori, quindi nel caso della lampada porteremo dentro la scatola due fili, nel caso dei deviatori porteremo dentro la scatola 6 fili, quindi perché sono 3 e 3. Qui dentro avvengono tutti i collegamenti e qui non dobbiamo sbagliarci. Ma non è difficile, perché? Perché ragioniamo in questo modo. E una fase, questa è una fase, non ci interessa se è neutro o se è fase, la prendiamo e la mandiamo alla lampadina. La lampadina riesce e va al morsetto centrale del deviatore. L'altra fase la mandiamo direttamente al morsetto centrale dell'altro deviatore. Ma adesso io l'ho disegnato qui, possono trovarsi in posizioni che non è questo che mi interessava. Bene, a questo punto rimarrebbero questi. Quindi questi vanno collegati insieme dentro la scatola di derivazione. Quindi da adesso in poi siete capaci di farvi un circuito che è in grado di comandare una lampada, ma qui ce ne possiamo mettere diverse di lampade perché basta parallelarle.
e siete in grado di farvi quindi un circuito comandato da due punti usando due deviatori. Vi ho fatto vedere i deviatori davanti e dietro come sono fatti e mi raccomando, ricordatevi sempre del centrale, perché se prendete questo per centrale non vi funzionerà, perché questo deve andare su un polo e su un altro. Bene, detto questo, spero di aver fatto cosa gradita, spero che non me ne abbiano gli elettricisti, perché pure per loro io ho lavorato, cerco di divulgare qualcosa, un po' di fai da te, insomma, perché tanto i tempi non sono dei migliori. Bene amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.